Buonasera e bentornati ad Atrevete, ore 21, Latinissimo TV, YouTube, Instagram, dove volete. Ma lo sai che mi sono mancati proprio? Quindi parlami. Sì, sì. Stavo riflettendo sul fatto che la trasmissione si era sospesa e sui tanti ricordi che sono andati in onda. Ce li siamo rivisti un po' tutti. Noi nel frattempo Gabriella l'abbiamo sostituita con il Fanco. Sempre qui, con il Fanco. Qui. Però visto che siamo a casa di Gabriella ce lo teniamo, quindi sta qui davanti con noi. E oggi allora, parliamo di bellezza, parliamo dei cambiamenti climatici, quello che tutti i giorni noi sentiamo su tutti i telegiornali, che le stagioni non sono più quelle di una volta se stava meglio. Stava meglio quando si stava peggio. Non ho mai sentito così caldo come quest'anno. Esatto. Non ho mai sentito così freddo come quest'anno. Non è. Posso dire, piccolo spoiler, quest'anno farà freddo, io lo dico. Quest'anno ha fatto caldo. Appunto. Estate molto calda, inverno molto freddo. Questo lo diceva un famoso filosofo in Abruzzo, che stava ubriaco tutte le notti. Bicchieruccio. Ti manderemo una foto del bicchieruccio. Sì, poi manderemo una foto del bicchieruccio. Vabbè, quindi. Allora, la cosa più importante, credo che sia indispensabile parlarne, poi successivamente nelle prossime puntate parleremo del colore, ma adesso bisogna affrontare questo cambiamento climatico che sta arrivando come un uragano. Quindi la nostra pelle non è pronta, i nostri capelli non sono pronti, noi non siamo pronti. Basta coprirci? No, non basta coprirci, come non basta scoprirci quando è estate. La cosa più importante in assoluto è difenderci da questi cambiamenti repentini. Cambio di stagione significa arriva la stagione calda, arriva la stagione fredda. Allora, come ho visto da tanti ricordi, questa ricetta ve l'ho già data, quindi se andate a rivedere nelle puntate la trovate, ma è indispensabile che la rifate a casa. Quindi tutte le sere, almeno per il cambio di stagione, dovete avere l'olio d'oliva, vi ricordate? Aspetta un attimo, carta e penna, ora quello scrivete. È necessario. Ingredienti. È un rimedio che ce l'avevano le nonne. Vai Antonella, ingredienti, olio d'oliva. Olio d'oliva, quindi parliamo di 2 cucchiai d'olio d'oliva. Quindi prendete il cucchiaio, mettiamo l'olio d'oliva. Se quello fatto a casa è meraviglioso, o altrimenti trovate comunque un olio d'oliva buono, poco commerciale. E poi andiamo a mettere all'interno 1/2 cucchiaini di limone spremuto. Andiamo a sbattere il tutto e vedrete che verrà fuori una schiuma. Quando questo composto chimico, che comunque è una reazione chimica, anche se è naturale, avrà avuto la sua reazione, possiamo posizionarlo su tutte le parti scoperte. Quindi parliamo del décolleté, parliamo del viso, parliamo delle mani, ma anche dei piedi, quindi in tutte quelle parti che vedete che comunque assorbono per poi purtroppo hanno delle crepature. Perché? Perché comunque il mantello idrolipidico non è una parolaccia, ma è la nostra protezione, va ad essere alterata. In questo modo andiamo a riequilibrarla. La vostra domanda: ho la pelle grassa, lo posso fare? Certo. Ho la pelle secca, lo posso fare? Certo. Perché? Perché l'olio d'oliva insieme al limone che acidifica vanno semplicemente a riequilibrare il mantello idrolipidico, creando protezione. Se lo fate la sera, cioè andate a dormire, non ci sarà nulla di unto. Perché? Perché la nostra pelle andrà a prendere le proteine, il grasso e le vitamine necessarie che vengono a mancare proprio nei cambi di stagione. Perfetto. Molto interessante. Puntualissima, perfetta. Quindi, riepiloghiamo gli ingredienti. Olio d'oliva. Uomo e donna. Olio d'oliva. Perché bisogna specificarlo. Limone. Certo, assolutamente. All'interno di un recipiente lo andiamo a mischiare. A sbattere dentro un recipiente, quando viene la schiumetta, no? Ci si applica. Come si applica? Con un batuffolo di cotone? Se avete un pennellino da trucco potete utilizzare il pennellino da trucco, o altrimenti con le mani o con una spugnetta. L'importante è che la superficie sia tutta ricoperta, non siate avari di prodotto. Non mi hanno fatto però una domanda importante. Quale sarebbe? Che sicuramente me la stanno facendo. Perché 1 o 2 cucchiaini di limone? Non lo so. Perché il limone sono gli acidi della frutta.
gli acidi della frutta vanno a creare il composto, acidificandolo in parte. Quindi quando mettiamo un solo cucchiaino di limone abbiamo un'acidificazione, quando ne mettiamo due ne abbiamo un'altra. Quando metterne uno, quando metterne due. Se la pelle è particolarmente secca ne mettiamo uno. Se la pelle è particolarmente arrossata e sentite comunque delle piccole screpature sottocutanee, due. Perfetto. Perché acidifica. Diamo il tempo di farlo, quindi appuntamento a tra poco. Ciao!